Allora, salve a tutti, ben ritrovati. Concludiamo il nostro ciclo di riflessioni sui mappamondi medievali e sulla visione del mondo dell'uomo medievale con una discussione, diciamo, di quella che è la fine del Medioevo, se ho capito correttamente, e ci introduciamo all'età moderna, percorso da cui poi riprenderemo successivamente. Ringraziamo ancora una volta il professor Luigi Russo per la sua amichevole partecipazione. E lo ascoltiamo in questo terzo capitolo della sua presentazione. Grazie. Buongiorno a tutti, spero che si veda la presentazione PowerPoint. Siamo arrivati alle soglie quasi dell'epoca moderna. Quest'ultima parte della lezione sarà dedicata a, diciamo, l'ultima parte dell'epoca medievale e arriveremo al nuovo mondo con la scoperta del nuovo mondo e tutte le implicazioni cartografiche. Ritorniamo a parlare però di cartografia e ci concentriamo a questo momento alle mappe cittadine. Le mappe cittadine, che sono ovviamente la presentazione dello spazio più delimitato, sono molto più dettagliate. Io qui vi farò vedere una mappa di Milano in epoca basso-medievale. Questa carta è Milano, la vedete, appare circondata da sole mura medievali nel cui sono indicate le porte. Ed essendo una mappa basata su modelli inizio 400, al posto del Duomo che è ancora in costruzione, la cattedrale è ancora indicata in quella di Santa Maria Maggiore. Io qui vi riporto una carta di Pietro del Massaio del 1475. Vedete i navigli, vedete le principali i monumenti architettonici, con particolare riferimento a quelli religiosi, le porte. Ovviamente anche in questo caso abbiamo a che fare con una schematizzazione dello spazio, ma una schematizzazione dello spazio ovviamente su scala ridotta, in cui ovviamente è più facile identificare i punti di riferimento. Stiamo avvicinandoci a una rappresentazione moderna, per così modo di dire. Tant'è vero, io qui vi riporto anche una mappa famosa che è stata trovata non molti anni fa e che è stata esposta anche poi pochi anni fa a Oxford, la più antica mappa dell'Inghilterra. Voi la vedete, ovviamente è coricata da un lato, ma è una mappa abbastanza, diciamo, verosimile rispetto a quello che noi conosciamo dell'Inghilterra. Ovviamente l'orientamento è diverso, ma questa mappa, detta la mappa di Gogue, è una mappa importante perché prende il nome da un antiquario inglese che l'ha donata la Bodleian, la più importante biblioteca di Oxford, che è una delle più grandi del mondo. È molto dettagliata, indicava le strade di comunicazioni. L'autore ha messo insieme una serie di informazioni importanti per tutte le aree dell'Inghilterra. Le dimensioni sono importanti, 1,15 m x 56 m, si tratta sempre di opere di una certa dimensione in questo caso. Qui ho riportato un frammento, Londra, che insieme a York, che è la capitale del nord nel caso dell'Inghilterra, è l'unica che ha, come vedete, London, L-O di On, la un trattino sopra sta a indicare la N, col carattere dorato da indicare l'eminenza della città, quindi questa duarchia Londra-York. E qui voi trovate, quando avete la possibilità di vedere il PowerPoint, anche il link diretto in cui potete vedere in 3D, in un'animazione, con tutta una serie di dettagli su questa mappa di Gogue, che è molto importante. Una presentazione sulla cartografia medievale non sarebbe completa se non si accennasse almeno alla tradizione cartografica e geografica musulmana. In particolar modo a una delle opere più importanti che nasce all'interno della corte palermitana di Ruggero II, che diventa un punto di incontro tra varie culture, tra quella latina, greca ed araba. Tenete conto che per molto tempo alla corte dei re normanni di Sicilia, al 1130 sono re, noi abbiamo dei documenti anche in greco e anche in arabo. Quindi c'è una cultura, c'è un incontro tra culture molto diverse. Uno degli autori più importanti presenti a questa cultura è questo viaggiatore marocchino ovviamente con un'indicazione moderna, ma giusto per far comprendere la provenienza geografica, Al-Idrisi, che dopo molte peregrinazioni si stabilisce per la gran parte del resto della sua vita presso la corte siciliana di Palermo. Viene dato incarico a lui, perché era un grosso esperto geografo, di realizzare un mappamondo ed un libro di geografia annesso che rappresentasse i territori possedimenti del regno normanno. L'opera viene realizzata nel 1154, quando ormai il sovrano che l'aveva richiesto è già morto, ma il testo del libro di Re di Ruggero, questo è il titolo tradotto dell'opera,
Incontrato un grande successo, è stato riprodotto, noi ci sono giunti ben 18 manoscritti con le rappresentazioni dello spazio mediterraneo. Cosa dice il testo? Io qui lo riporto, la traduzione italiana, anche se la traduzione, il testo è un testo molto ampio, una traduzione più completa è in francese, è stata, lo troverete poi indicato nell'apparato finale, ma in questo testo voi avete una descrizione di tutto il mondo conosciuto con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia. Comandò il re, inoltre, che fosse compilato un libro nel quale, seguendo per filo e per segno le immagini e le figure geografiche, si aggiungesse un ragguaglio delle condizioni di ciascun paese e contado, descrivendo la natura animata e quella inanimata, la posizione, le configurazioni, i mari, i monti, i fiumi, le terre fruttifere, quelle coltivate, i prodotti agrari, i vari tipi di edifici e altri particolari, gli eserciti degli uomini, le attività e i commerci, le cose meravigliose, riferite a ciascun paese ad esso attribuito. Ed oltre a questo, in quale sette climi si giace, le ogni qualità dei suoi abitanti, sembianze, indole, regioni, ornamenti, vestiti e linguaggio. Vedete, la geografia medievale, l'aspetto sociale, economico, si va abbinando in maniera forte all'aspetto prettamente geografico. È un tutt'uno che viene mescolato perché le informazioni che vengono veicolate sono delle informazioni in cui, oltre all'aspetto meramente del sapere, è anche l'aspetto, dovete tener conto, che questo, il potere vuole controllare, ha bisogno di controllare, di schedare, di tenere sotto d'occhio, la cartografia è anche un simbolo del potere, un potere centrale che cerca di conoscere i suoi domini. Questo è il mappamondo, la presentazione di un mappamondo conservato da Bodleian, non a caso di Oxford. Voi vedete questo mappamondo, diciamo, avete un qualche problema a identificare la presentazione dello spazio. Basti fare attenzione al fatto che la freccia rappresenta l'Italia. Se però io ve lo capovolgo, voi avrete una rappresentazione che vedete molto più simile, vedete spostato in alto, voi vedete il Mediterraneo con l'Italia. E vedete una rappresentazione, l'Africa fino a un certo punto è abbastanza realistica, poi non si sa più nulla. L'Asia invece, la rappresentazione dell'Asia è abbastanza, tenuto conto del fatto che, come detto, non lavoravano senza satellite o Google Maps, è abbastanza realistica. Vedete, fin quando si conosce un'area, se hanno informazioni sono abbastanza realistiche. Riconoscete in alto, vedete, la penisola iberica. Dove invece le cose non si conoscono, cioè sotto l'Africa, le informazioni sono molto vaghe, molto generiche, quindi sono poco realistiche per i nostri parametri. I Trisi commenta le carte seguendo degli itinerari prestabiliti come una guida turistica dei tempi. Fornisce informazioni, spesso di prima mano, dove può, di carattere naturale, economico, commerciale, storico, religioso, su tutte le località che incontra. Di grande impatto coloristico, ve lo farò vedere nella slide successiva, la rappresentazione cartografica della Sicilia, nella mappa che segue. I nomi dei paesi e delle regioni sono in rosso, il mare in blu, i laghi e i fiumi solitamente in verde. Le montagne sono rappresentate come ondulazioni il cui colore va dall'ocra al viola. Le città sono indicate da rotelle dorate. Lo vedete adesso nell'immagine di questo manoscritto. Questa immagine, questa descrizione serve a farvi capire che la rappresentazione cartografica, tipo la città, una rotella dorata, è un canone che ovviamente si basa su una tabella di lettura, la famosa leggenda che noi applichiamo anche noi oggi. Utilizziamo un cerchietto invece di una rondella dorata, ma in realtà abbiamo lo stesso sistema di rappresentazione. C'è un codice che bisogna comprendere, ad esempio, il pallino che indica la città, più è grande, più la città è popolata. È una scala, è rappresentazione di una scala, ovviamente, che veicola l'informazione. Più è grande il pallino, più è grande è la città. E veicola l'informazione di quanto è importante quella città dal punto di vista popolare. La rappresentazione, ovviamente, vedete, è ovviamente si il mare è sempre di questo colore. Ovviamente è una rappresentazione che si basa su un canone rappresentativo, su cui si può essere d'accordo o non d'accordo, ma che rappresenta la griglia di lettura con cui l'autore rappresenta la realtà. Questo è importante. Questa è la prima mappa tolemaica che rappresenta il sistema geografico dell'antica geografia greca, in particolar modo di Tolomeo. Questa immagine nel manoscritto in realtà è capovolto, è invertito. Io ho capovolto e invertito i fogli rispetto all'originale, quindi quello che voi vedete in realtà era tutto al contrario. Serve a farvi comprendere, voi vedete qua in alto, qui dove c'è il cursore, qui vedete l'Europa.
proviene dal monastero di Vatopedi sul Monte Athos, ritenuto l'impianto tolemaico. Comunque in realtà si pensa oggi che l'impianto tolemaico sia passato a un modello della tradizione geografica islamica, che è fatto da vettore che ha trasportato la tradizione tolemaica nel mondo medievale. La mappa, come vedete, chiarisce l'impossibilità, se voi vedete, di circumnavigare l'Africa, secondo le conoscenze dell'epoca. Poi vedremo, con l'arrivo delle esplorazioni dell'epoca moderna, si chiarirà che in realtà l'Africa è circumnavigabile. Ed infine giungiamo all'ultimo capitolo di questa storia, il Nuovo Mondo. Il Nuovo Mondo, che rappresenta qualcosa che ovviamente non può essere tagliato fuori dal discorso, perché è una diretta continuazione di questo mondo di carte che vi sto presentando, che è interessante proporvi almeno il momento del contatto, il primo contatto con quello che poi verrà individuato come il Nuovo Mondo, come le Indie, perché all'inizio sapete benissimo che non si sapeva, non c'era la consapevolezza di aver scoperto un nuovo continente. Cristoforo Colombo non avrà mai questa consapevolezza, lui parlerà di Nuove Indie. Questa è l'enigmatica carta di Pizzigano, che è conservata per la famosa biblioteca statunitense del 1424. Voi vedete qua, magari il confine, diciamo la costa molto dettagliata, la penisola iberica, l'Africa, vedete delle isole rappresentate e poi ci sono delle terre. Il problema qual è? La data. Realizzata nel 1424 da un certo Giovanni Pizzigano, di cui non si sa nulla, è filmata. Si tratta della prima mappa che rappresenta l'isola di Antilla, forse l'isola Antilia, forse l'isola caraibica. A nord è posta l'isola di Satanazes, l'isola dei diavoli, forse il Labrador. Ovviamente l'onomastica rappresenta, dovete tener conto che i nomi che mi hanno dato a queste carte non sono presi dai nomi moderni. A sud delle Canarie l'isola di Himadoro, forse l'arcipelago di Capo Verde, scoperto però ufficialmente nel 1420. Questo è un problema che ha lasciato molto dubbiosi gli storici. Quanto queste carte vi ricordassero informazioni riservate o non ufficialmente ancora conosciute, e che poi in realtà la scoperta geografica in realtà venisse dopo un primo periodo in cui ci sono state delle prime esplorazioni e hanno visitato certi territori. È un problema di difficile risoluzione, perché noi ci troviamo di fronte alle scoperte ufficiali, ma sappiamo anche che in parallelo la cartografia andava avanti e andava esplorando queste isole. Voi vedete un dettaglio di Antilia, il rosso è stata Satanazes, l'isola dei diavoli. Tenete conto poi l'immaginario medievale era molto ricco, l'idea che esistessero queste isole mitologiche era anche un portato di tante tradizioni, ad esempio le Navigatio Santi Brandani, un testo famosissimo del Medioevo, questo Brandano con i suoi compagni va girando nell'oceano e fa degli incontri di varie isole, tra le altre cose incontra anche una balena, arriva in un'isola che in realtà poi si rivela essere una balena. C'era questa idea che andando per mare si potevano fare degli incontri avventurosi. L'enigma di questo portolano è dovuto al fatto che negli anni in cui fu realizzato i navigatori portoghesi avevano scoperto solo l'isola di Madeira, mentre Zuane sembra avere una conoscenza geografica più approfondita. Ci sono anche le prime avvisaglie di una conoscenza del continente americano. Non sappiamo in realtà, da questo punto di vista, le cose come stanno realmente. Quello che è certo è che probabilmente le scoperte ufficiali pongono delle date. Probabilmente già nei decenni precedenti ci sono state delle esplorazioni in cui si erano passate delle informazioni che poi restano su carta. Perché poi il problema è sempre quello: quando si fa una scoperta bisogna scriverla e dire ho scoperto qualcosa, altrimenti non resta traccia. Questo è uno dei problemi delle testimonianze storiche. Io qui vi riporto un documento, la Biblioteca Estense, come voi sapete, era conservata a Ferrara, poi si è spostata in epoca moderna a Modena, quindi voi vedete Biblioteca Estense, Modena, quindi la localizzazione odierna è Modena. Ma vedete, abbiamo una delle opere più importanti, del 1502, siamo già dopo il famoso viaggio di Cristoforo Colombo, e il Planisfero di Cantino. Voi vedete già l'Africa, vedete l'Africa finalmente è circonnavigabile, vedete anche la costa del Brasile e la parte della regione del Centro America. Il profilo, fino a un certo punto, fin dove si conosce è rappresentato, dopo non si sa. Perché è importante questo documento? Realizzata per conto di un agente, Alberto Cantino, su ordine di Luca di Ferrara, al Colle d'Este, che voleva conoscere le scoperte,
La mappa è famosa perché l'Italia è la costa brasiliana, scoperta nel 1500 da un esploratore portoghese, Pedro Álvares Cabral, e la costa africana, l'Oceano Atlantico e l'Indiano. È la prima mappa che rappresenta in maniera cosciente il nuovo mondo. Questo è l'ipotesi. Non è completa, abbiamo la costa soltanto, ma è una prima attestazione certa del nuovo mondo. La linea blu, la cosiddetta raia, che taglia l'Oriente Brasile, rappresenta la spartizione delle nuove terre concordata tra colori di Spagna e Portogallo con Papa Alessandro VI a seguito di un famosissimo trattato, quello di Tordesillas, che stabiliva una linea di demarcazione in cui da una parte c'erano le conquiste degli spagnoli e da una parte quella dei portoghesi. Voi la vedete rappresentata qua, questa raia che taglia in due le scoperte del nuovo mondo. Nonostante si intitoli carta del navicare, in realtà è una carta di rappresentanza destinata alla corte estense che voleva vedere e conoscere l'ampiezza delle nuove scoperte. Sono ancora rappresentati degli elementi fantastici, noi troviamo ancora la Torre di Babele, il Regno del Pretegiani, per dimostrare che in realtà noi parliamo di carte moderne, ma che l'immaginario in realtà non termina con la fine dell'epoca medievale, continua fino in epoca moderna, questi luoghi fantastici, mitici, le isole misteriose che vengono rappresentate in varie parti del mondo esistono sempre. La mappa, come vedete, è una mappa importante, 1,05 m x 220 m, 2,20 m, sono 6 pergamene congiunte, è un'opera importante di rappresentanza per una corte importante italiana. Allora, per concludere tutto questo percorso, giungiamo a una conclusione. Che qual è? In conclusione, i compilatori dei mappamondi medievali non devono essere giudicati sulla base della verosimiglianza della realtà geografica. Da questo punto di vista sarebbe facile sorridere di fronte all'ingenuità, alle rappresentazioni di certe aree, la Torre di Babele, eccetera, eccetera. Questo non è una rappresentazione che deve essere valutata con gli occhi moderni, nel senso che la Torre di Babele non esiste, è un qualcosa del testo biblico e quindi in realtà non ha validità geografica. Questi documenti sono importanti perché bisogna valutarne le capacità di rappresentazione delle categorie di spazio e tempo dominanti nella loro epoca. In queste carte, questo è importante, noi troviamo una somma della storia, della geografia, della letteratura, di tutto quello che riguarda il mondo medievale, in cui caratteristica è stata quella della somma, del mettere insieme i saperi. Se voi leggete l'etimologia, lo cito sempre, l'etimologia di Isidoro di Siviglia, è un testo importante per capire la sintesi globalizzante che si cerca di proporre nell'epoca da parte degli intellettuali. E i mappamondi, queste carte che vi ho rappresentato, alcune delle opere più importanti che spesso vengono anche rappresentate nei libri, nei manuali o nei documentari, sono delle testimonianze importantissime che ci permettono di vedere l'occhio degli uomini medievali che era diverso dal nostro. Diverso dal nostro non perché vedessero in maniera diversa, ma perché le loro categorie con cui filtravano la realtà erano diverse. Non erano primitive, erano diverse. Questo è il senso dell'alterità, della differenza, è una delle chiavi che ci permette di comprendere l'epoca medievale. E in conclusione, io qua vi ho riportato, per chi fosse interessato, da bravo storico, tutta una serie di lavori, in particolar modo di opere, che sono fondamentali per la comprensione di quello che vi sono venuto raccontando. In particolar modo troverete, lo potete trovare anche scaricabile in rete, The History of Cartography, che è stata realizzata dall'Università di Chicago nell'87, per tutta l'epoca, lo scibile umano, il primo volume è dedicato all'epoca medievale. Ci sono alcuni saggi, un saggio molto importante di Woodward, che rappresenta tutta la categoria dei mappamondi medievali. Poi vedete citate anche i lavori di Gauthier Loscher, i lavori di Delumeau sul paradiso, sulla localizzazione del paradiso, che è un altro dei grandi problemi della cartografia medievale, dove va localizzato il paradiso. La Anne Dorothée von den Brink, in cui si deve alcuni dei contributi più importanti sulla cartografia medievale, importantissima questa studiosa, per lo più ha scritto in tedesco, ma io qui vi ho riportato alcuni saggi che sono anche presenti in lingua italiana. Poi abbiamo, io ho segnalo perché è interessato Alessandro nel Medioevo Occidentale, i testi sulle saghe di Romanzo di Alessandro, in cui è quello che interessa per noi tutti i popoli misteriosi, mostruosi o fantastici che Alessandro Magno nell'immaginario medievale aveva incontrato nel lungo le sue peregrinazioni.
Ancora Donne del Forum von den Brink, l'edizione di Trisi di cui vi parlavo, l'edizione francese che è quella più completa, perché quella italiana di fine 800 non è completa, e tutta una serie di lavori, soprattutto della storiografia anglosassone, che si sono interessati del mondo della cartografia medievale. Badate, un'ultima cosa, quando avete visto il mappamondo, il planisfero di Cantino, avete visto che finalmente l'orientamento è diventato quello che noi conosciamo. E da quello che conosciamo, dall'orientamento medievale fino al XII secolo, voi avete sempre Oriente-Occidente. In epoca, diciamo, basso medievale, si afferma un orientamento che per noi è molto più immediato, nord-sud. Per cui, grazie anche al sistema delle bussole, al sistema della navigazione, si stabilisce che in alto è il nord, che è un orientamento spaziale che noi diamo per scontato, ma che in realtà è frutto di un'evoluzione del pensiero che in realtà non è scontato. Lo stesso orientamento spaziale delle nostre cartine è qualcosa di culturalmente, frutto di un'elaborazione culturale che non è scontata. C'è una delle cartine che noi siete abituati a vedere, hanno un orientamento spaziale che col tempo si è fermato. Io ho fatto vedere l'orientamento spaziale del mondo della cartografia islamica è rovesciato rispetto al nostro, questo perché in realtà nel mondo islamico la rappresentazione privilegiava altre aree geografiche e quindi ovviamente l'Europa rappresentava un'area periferica. Quindi vi rendete conto che noi abbiamo a che fare con un mondo in cui la rappresentazione, la stessa rappresentazione spaziale, che è qualcosa che noi vediamo per scontato, è un qualcosa che è frutto di un'evoluzione di una determinata epoca. E qui concludo ovviamente con le ultime parti che riguardano gli studi che, in particolar modo la geografia storica del mondo antico, che è importante conoscere, di Magnani, per capire le geografie del mondo antico da cui il Medioevo trae informazioni, le mappe di Macrobio. E continuo qua con l'ultimo, in particolar modo vi segnalo il saggio di Vignolo, Cannibali, Giganti e Selvaggi, che fa vedere come i conquistadores, gli esploratori dei primi decenni del Nuovo Mondo hanno visto con gli occhi del passato medievali questo Nuovo Mondo e hanno cercato di interpretare questo Nuovo Mondo, ed è interessante capire un po' questo Nuovo Mondo come è stato visto. E tra le ultime cose, il libro di Harvey, molto bello, Medieval Maps of the Holy Land, voi vedete le rappresentazioni più belle, tra cui anche la rappresentazione, quella fatto vedere alcune della Terra Santa, fa vedere le mappe medievali della Terra Santa, che è uno dei luoghi più famosi della mentalità medievale. E poi l'ultimo, è proprio l'ultima slide, prima della linkografia, vedete gli ultimi saggi, io ho cercato di riferire qua quando possibile, di trovare sempre il libro di Brotton, Le grandi mappe, che è tradotto in italiano, ma in realtà quando possibile vi ho indicato i titoli in lingua italiana che sono più facilmente raggiungibili. In realtà noi avete a che fare, vedete anche fino a recentemente, il libro La Critical Companion to English Map and Mundi del 12th and 13th Century, dell'editore Woodbridge del 2019, edito a Woodbridge alla Boyder, che è un libro interessante con delle belle rappresentazioni, perché queste opere devono essere lette con rappresentazioni in formato grande per apprezzare i dettagli di queste opere, che spesso sono molto molto minuziosi. E qui infine io vi ho indicato una specie di linkografia sulla storia della cartografia. Voi troverete tutta una serie, in particolar modo, di link interessanti che riportano ovviamente alcune rappresentazioni che sono spesso liberamente scaricabili dei mappamondi. Ultima cosa, last but not least, alla fine, se avete necessità di chiarimenti, informazioni, dubbi, domande, la mia mail è quella là che trovate indicata qui, luigi.lusso@gmail.it, e concludo con la presentazione di un manoscritto parigino che rappresenta uno dei tanti mappamondi che ha costellato l'età medievale e che, come spero di avervi dimostrato, è un'età molto ricca, in cui uno, la rappresentazione sferica della Terra è molto più in voga di quello che si immaginava, quindi la Terra non è piatta, ma due, la conoscenza scientifica si legava strettamente al sapere biblico in una commistione che per noi sembra caotica, ma che in realtà è una delle chiavi di lettura inscindibile per la comprensione del Medioevo, l'utilizzo della Bibbia come ipotesto, come testo di riferimento della cultura medievale. Senza di questo non si riescono a capire tante delle
maniere, delle visioni dell'epoca medievale, la maniera in cui loro guardavano il mondo esterno, e le loro griglie erano diverse dalle nostre, non erano primitive, erano diverse. Il capire questo è, spero, la cosa che vi sarà rimasta alla fine di questo ciclo di tre lezioni, e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Ringraziamo il professor Luigi Russo anche per il contributo sempre utile di riferimenti bibliografici e di anche un occhio alla sitografia che stiamo scoprendo in questi anni essere non solo fonte fondamentale del nostro lavoro, ma anche in qualche maniera liquida, perché bisogna Certo. a volte intercettare, diciamo, Sì, punti sperando che di... LinkedIn funzioni tutti quanti, perché poi il problema è che quando li cerchi, li vedi, poi dopo Infatti. ogni tanto, però tendenzialmente sono grosse istituzioni internazionali, quindi i link li trovate bene o male. Dovrebbe essere. Poi ci sono nuove iniziative sempre all'ordine del giorno, il problema è sempre quello. Assolutamente. Grazie ancora e a Grazie. presto, buon proseguimento di attività. Grazie, grazie a tutti.